Allora, ciao, siamo qua con Alessandro Canu, che mercoledì scorso è stato protagonista di un bellissimo gesto di coraggio verso un compagno che è in difficoltà. Raccontaci cosa è successo, Alessandro. Niente, mercoledì scorso stavamo giocando una partita di campionato e durante un contrasto aereo un mio compagno di squadra è caduto, è svenuto e per fortuna a scuola ci hanno insegnato che se qualcuno sviene può essere che rimanga soffocato dalla lingua che si contorce, no? E quindi come l'ho visto per terra che non respirava, ho agito d'istinto, proprio mi sono fiondato su di lui e gli ho aperto la bocca, gli ho tolto la lingua dalla gola. E basta, questo è quello che ho fatto. Ecco, è stato bello il fatto anche che ho avuto il coraggio di pur essendo ragazzi giovani tutti e due, perché un compagno di squadra, Filippo Spanò, che ha avuto questa difficoltà. È bello come che si dica i ragazzi giovani, però trovano il coraggio di fare delle cose che tante volte anche noi adulti magari avremo difficoltà. È un bel gesto che fa onore anche alla società, è bello che si collabori anche con la scuola, che dicano, che facciano queste cose positive, come noi cerchiamo di fare gli insegnamenti qua all'interno della nostra società, ed è fantastico che queste cose alla fine possano servire effettivamente, perché noi facciamo i corsi col defibrillatore, tutte queste cose qua, però è importante che anche la scuola ci aiuti e faccia il loro, quindi è una cosa più che positiva. E adesso come sta il tuo compagno? Adesso sta bene, ha fatto tutti gli accertamenti e sta bene. Bene, siamo contenti e orgogliosi e sperando che non ceda più, però sì. Almeno sappiamo che siamo in buone mani.